Allora, Carlo Fornara, ma eravamo rimasti a pagina 20 di questa bella monografia della Schira. Persino nel 25 è caduto in forte stato di abbattimento e a Lione che tornerà per intemprarsi e rivedere i numi tutelari della gioventù. In realtà, mentre la scuola paesaggista di Marsiglia, dominata da Monticelli, è posteriore al 1858, Lione invece, le bagne dell'Appentir, secondo Baudelaire, vantano una tradizione di paesaggio addirittura precedente a quella della scuola di Barbizon, pur se soffocata dal centralismo culturale francese. Già nel 1848, quando Millet opta per la foresta di Fontainebleau, spalancando la via a quanti volessero dipingere la natura lontano dalla tumultuosa Parigi rivoluzionaria, al Salone di Lione ben 2/3 degli espositori erano paesaggisti. Scenderanno a 1/3 sotto il Secondo Impero. A Lione la pratica della pittura en plein air si era diffusa sotto l'influenza di François-Auguste Rabière, 1814-1895, che si stabilì prima a Crémieux, 1854, poi a Morestel, dal 1868 dando vita a due scuole di pittura ormai note con il nome delle rispettive località. Nell'Ottocento Lione e dintorni godevano in effetti di una realtà artistica ricca e varia, legata all'alta borghesia tessile e spesso all'apprendistato dei pittori. Era come dessinateur de fabrique. Lo era stato sino al 1847 lo stesso Adolphe Appien, 1818-1898. Che godeva gran fama di paesaggista e acquarellista all'epoca dell'arrivo di Fornara. Ad Appian si deve la conoscenza all'estero, specie in Inghilterra, del paesaggio di Morestel, di Crémieux, di Optevaux. Non a caso nel 1854 Courbet dipinge Van d'Optervois, Appien e Raviera trasformarono dunque quel basso delfinato che la ferrovia Lione-Ginevra rendeva facilmente accessibile anche agli artisti svizzeri in un centro internazionale di ricerche en plein air. A Morestel, Antonio Fontanesi passò l'estate dal 1858 al 65 e poi dal 72 all'81, spesso ospite di Raviera, che lo avviò all'uso della fotografia per fissare i particolari di natura da dipingere. E in molti hanno sottolineato la simbiosi pittorica cui condusse il sodalizio, sia nel ductus che nella scelta dell'ambientazione della luce. Va detto peraltro come la tradizione lionese legata all'industria tessile abbia dato origine anche a una rigogliosa scuola di pittura floreale, viva almeno sino alla Seconda Guerra Mondiale, da qui il conseguente sviluppo della natura morta, di cui fu maestro François Miel, detto Vernet, 1821-1896. Punto di riferimento sia per Cavalli che per Fornara e Ciolina, quando da Lione tornarono in Val Vigezzo. Il paesaggio e la natura morta. A Lione Fornara maturò una visione sensuale
della natura morta a cui doveva tornare quando il suo orizzonte si sarebbe chiuso sul solo mondo interiore. Ma soprattutto si impossessò del paesaggio, trovando riscontro alle premesse già apprese a Santa Maria. Nella natura morta, l'erede di Vernet e Eugène Bodin, 1843-1907, anche egli allievo di Guichard, che costruisce i fiori sicuri, a sicuri colpi di pennellata e lascia tracce in fornare in ciolina. Pittore della vita cittadina di Lione e della campagna che la circonda, Louis Carrand, 1821-1899, lavora la materia al coltello, a volte graffiandola con l'impugnatura della spatola, sfregiandola di cancellature, creando quasi una tecnica graffito. Vernet invece muove dalla sintesi disegnata ed elabora la pennellata in modo minuto, e come Monticelli compone l'effetto in funzione di un punto di luce, reso a impasto generoso. Gli entrambi si sentono riscontri in Fontanese. E poi il luminismo, che era il credo della scuola di Morastella, forse giustamente definita espressione barocca della luce e della materia pittorica. Lo si ritrova quale componente dominante nei dipinti di Fornara, subito dopo il ritorno dal primo viaggio a Lione. Si rimanda in particolare alla Saone a Lione, catalogo numero 24 dell'opera dipinta, e ai quattro dipinti cui esposti e riferiti al 1894. Eppure l'irruenza di Il Temporale, catalogo numero 14 dell'opera dipinta, di tre anni anteriore al primo soggiorno lionese, suggerisce già quanto questa attitudine corrispondesse all'indole stessa «Non si vede un ammazzo». Non so cosa vedrete voi lì, vabbè. Corrispondesse all'indole stessa di Fornara a una sorta di passionalità naturale che l'insegnamento di Cavalli aveva fatto emergere. Infine il ritratto. Le prime prove di Fornara guardano alla tecnica e all'impostazione dei ritratti di Seguin e Martin, 1848-75. Che era stato allievo di Guichard negli stessi anni di Cavalli ed era morto di tisi quasi un decennio prima dell'arrivo di Fornara e Peretti. Tuttavia le sue opere erano visibili a Lione e la materia smaltata, memoria di Melody Delacroix, entra nel bagaglio visivo di Fornara come in quello di Peretti Junior. D'altronde, sempre su input di Cavalli, le ricerche lionesi sulla materia avevano già informato anche la ritrattistica di Fornara anteriore al primo viaggio in Francia. Il Carlassine, catalogo numero 6 dell'opera dipinta, ritratto del dottor Palazzolo, catalogo numero 4 dell'opera dipinta, dopo il quale si intensifica l'impasto. Soluzioni stilistiche come quella di Peretti nell'autoritratto, certamente posteriore al soggiorno lionese. O Natura morta con vaso bianco e ciliegie di Ciolina, testimoniano quanto Fornara non sia stato l'unico a recepire la lezione, pur se da un rapido confronto tra i suoi appunti al diario di Ciolina, emerge come Fornara credesse nel ritratto in sé, mentre l'altro lo considerasse solo un mezzo per guadagni sufficienti a tentare l'avventura di Brera.